File alle farmacie e attese per i vaccini, siano esse prime, seconde o terze dosi. Nel Vallo di Diano e in tutta la provincia di Salerno, la lotta al Covid tra prevenzione e vaccinazioni è difficile per una organizzazione che non sembra ottimale da parte dell'ASL Salerno. Guardando solo al Vallo di Diano, ora sono 4 gli hub aperti per circa 60.000 persone. Si tratta di Sala Consilina, Caggiano, Teggiano e Sassano. Non solo pochi, ma anche pochissimi i giorni dedicati alle vaccinazioni. Un giorno alla settimana per ogni centro appare poco, ma il personale, numericamente basso e un approvvigionamento di vaccini scarso, non aiutano i pur professionali operatori. Servono più dosi e più personale, lo dicono anche dalla CGIL di Salerno. La recrudescenza del contagio da Covid-19 di questi giorni, infatti, sta accelerando la volontà di molti cittadini di completare il ciclo vaccinale con la terza dose booster o di procedere per la prima volta alla vaccinazione. Ma sono molti i problemi presso i diversi centri vaccinali aperti sul territorio ed è necessario trovare una soluzione alle code enormi, alle attese sotto la pioggia e al nervosismo imperante che sfocia in alcuni casi anche in rissa. Dal punto di vista dei contagi, casi in aumento nel Vallo di Diano, con nuovi positivi a Padula, Polla, San Pietro Altanagro, Sant'Arsenio e un po' in tutti i comuni del comprensorio, anche nella zona sud. Il Dipartimento di Prevenzione sta lavorando per il tracciamento dei contagi e sotto osservazione alcune scene in diversi locali del Vallo di Diano. Anche a Sapri aumentano i contagi, con 10 persone affette da Covid-19 e 9 famiglie in quarantena. Occorre anche dire che molti cittadini, in modo ligio, appena hanno avuto il minimo dubbio su un contatto, si sono messi in autoquarantena o sottoposti a tampone.